Abbiamo iniziato questa trasmissione quest'anno con la prima puntata con il direttore di Libero, Vittorio Feltri, e anche l'ultima di questo anno, appunto, abbiamo lui come ospite prima di Natale, tornato a salutarci. Buon Natale, Feltri! Buon Natale, mi sente? Eccolo qua! Buonasera, direttore, buon Natale! Buonasera! Ma è del Natale... Non me ne frega niente a me del Natale, perché io sono di Bergamo. Cosa c'entra, scusi, è di Bergamo, allora a Bergamo non c'è Natale? No, no, per noi a Bergamo il Natale è un giorno lavorativo come un altro. Non siamo mica come i terroni del sud, che ogni occasione è buona per non fare un cazzo. Ma è Natale, a parte direttore, usiamo le parole. È Natale, solo perché è nato un palestinese 2000 anni fa. Si deve fermare il mondo. Ma non sia così. Ma perché io devo festeggiare la nascita di un profugo, tra l'altro figlio illegittimo? Non dica cose gravi. Che ha occupato abusivamente una capanna, togliendola ad un'altra famiglia legittima di Betlemme. Ma non si può leggere tutto così, non era così. No, come no? È fattuale che poi sta storia del Natale è tutta una fake news. Cosa sta dicendo? Figurati se quando nasce un bambino poi arrivano dei re magi neri che ti portano oro, incenso e mirra. A Bergamo arrivano solo negri che portano loro zanzare e malattie. E non seguono nemmeno la stella cometa. Tutto il mondo non vanno a cazzo nel deserto e arrivano tutti qua. Ma lei sta delirando. Allora, delira. Ma no, non sto delirando. No. L'unico re... che è arrivato in Italia in questi giorni è un uomo morto da 70 anni. Eh sì, è vero, perché è rientrata ieri la salma di Vittorio Emanuele III. Sì, è vero. La buon'ora, cosa aspettavano a far tornare in patria uno che ha fatto solo del bene? Su questo avrei qualche... Era sfattuale, ci ha regalato il fascismo, le leggi razziali. Ecco appunto. Ma uno così non lo devi solo riportare in Italia, lo devi rianimare. Vabbè, insomma, le sue opinioni sono tutte legittime, vabbè. Però siccome c'è stata già sin troppa polemica, non si lanci in dichiarazioni provocatorie su Vittorio Emanuele III, perché vorrei evitare... Ma si figuri se io provoco, vuoi provocare? C'ho 74 anni, fra qualche anno non ci sarò più neanch'io. Morto che parla di un morto, roba che interessa solo ai marmi. No, ma non dica così, no, intanto gli auguro 100 anni di vita, però torniamo a Natale. Quindi lei non festeggia il Natale, cioè la nascita di Gesù lei non la festeggia. No, non festeggio Gesù, se devo festeggiare qualcuno, io festeggio il papà che faceva il falegname e sicuramente lavorava anche la domenica. Ma lei cosa ne sa, scusi? È fattuale, perché per mantenere un fighetto che cammina sull'acqua e moltiplica i panini col tonno, come minimo lavori anche la domenica. Vabbè, sta delirando. Allora, io non la seguo, non riesco a seguirla. Dico solo che per colpa del cappellone palestinese ancora da Roma in giù non lavora nessuno, perché aspettano il miracolo. Infatti il Natale al sud è sentitissimo, ma anche qui al nord è sentitissimo, lo festeggiamo tutti il Natale. Scusi, ma no, noi a Bergamo no. Noi a Bergamo festeggiamo, non lo so, quando apriamo un nuovo svincolo sulla A4. Ma che tristezza. Ma scusi, la domenica a Natale andate in chiesa a messa, no? Anche a Bergamo? Sì, a Bergamo la domenica, mentre il prete fa la predica, i credenti bergamaschi intanto piallano le panche della chiesa, stuccano i pulpiti, danno il flatting sul confessionale. Ma no. Non è che siccome domenica stanno lì a pregare con le mani in mano. No, ma si prega con le mani in mano. Vabbè, comunque. Senta, ma tra l'altro quello che lei dice è in disaccordo anche con quanto hanno detto sia il Papa che Di Maio, che ha detto che non bisogna lavorare la domenica. Ma sì, ho sentito intanto il cosiddetto Santo Padre contraddittorio. Perché mai? Ma perché dice di rispettare le feste? Ma poi l'unico giorno in cui i preti fanno qualcosa è la domenica. Ma non dica così, dica che poi lavorare, capirai, si infilano in un armadio a sentire i cazzi degli altri e poi ti fanno direttore, anche la predica. Direttore, lei sta esagerando. Sono frasi senza senso. Senta, vabbè, e Di Maio invece perché contro Di Maio? Ma no,
contro Di Maio non ho niente, dico solo che Di Maio è di Napoli. E allora non facciamo, cadiamo in luoghi comuni più vieti proprio. Ma no, non sono luoghi comuni, è fattuale. È dai tempi dei Borboni che i napoletani non fanno un cazzo. Su, la smetta. Ma non solo la domenica, tutti i giorni. Per piacere, basta così, su. Ma sì, lo sanno tutti, i napoletani di primo lavoro mangiano i babà con la palla. Ma dai, ma cosa dice? Su. Li mettono davanti al Castel dell'Ovo quando c'è il sole e mangiano i babà con la panna, sì? Aspettando che lieviti l'impasto per la pizza, che è il loro secondo lavoro, no. E poi la mangia. Non tocchi la pizza, l'UNESCO l'ha appena eletta patrimonio dell'umanità, tra l'altro. Altri coglioni, anche quelli dell'UNESCO, non fanno un cazzo come i preti e i napoletani. Ma ce l'ha con tutti. Stanno tutto il giorno a guardare le foto su Instagram e quando trovano un posto carino lo fanno patrimonio dell'UNESCO, ma vai a cagare, così ci vanno gratis. Ma, no. Ma non è così, non è ma così. Sì, è fattuale, la pizza, ma vai a fare in culo. Ma no, aspetta! Patrimonio dell'UNESCO, la Boschi. Cosa la Boschi fa la patrimonio dell'UNESCO. Ma cosa c'entra la Boschi adesso? Cosa c'entra? No, perché io la Boschi me la farei. Ma cosa c'entra? No, perché io per lei spenderei un patrimonio, ma non dell'UNESCO il mio, di tasca mia. Vabbè. Perché io posso permettermelo, sono di Bergamo. Sì, vabbè, però quando si parla di politica, allora si parla di politica, non di cose così personali. Ecco, cioè, vuole parlare del caso Banca Etruria, le eventuali dimissioni, secondo lei dovrebbe dimettersi. Ecco, questo può fare, ma non parlare di cose a vanvera. Ma io, in effetti... c'è un bel conflitto di interessi. Ah sì, secondo lei c'è? Ma sì, è fattuale, non è che lo dico io. Non puoi essere ministro delle riforme e contemporaneamente essere anche figa in quel modo. Devi scegliere. Io da cittadino mi distraggo se sei così figa. Che poi questo è un paese in cui mettono in croce la Boschi e si fanno scappare Igor il Russo. Ma cosa c'entra? Parla della Boschi e cosa c'entra Igor il Russo adesso? Il Russo, come fa a passare da una cosa all'altra? Ma cosa c'entra? Lei è passato da Rai 3 a Rai 1 senza una ragione al mondo, potrò passare io dalla Boschi a Igor Russo. Ma non è la stessa cosa. Ma poi Igor il Russo. Non è la stessa cosa. Ma no, e poi Igor il Russo vuole farsi processare in Italia perché la giustizia da noi è la più lenta del mondo. Mamma mia, che luoghi comuni, esagerato, mamma mia. Ma no, lo sono luoghi comuni, è fattuale. La giustizia è lenta perché i magistrati, che sono tutti terroni e non hanno voglia di fare un cazzo, a metà del processo entrano in politica e fondano un partito di sinistra. E perché fondano un partito di sinistra? Lo sa perché? No, perché? Perché così stanno più vicino alla Boschi. Infatti domani titoleremo "Ma quanto è figa sta donna". Ma basta! Maurizio Crossa! Buon Natale, ciao Buon Natale! Ciao Maurizio! A tutti.